Sono Anna Citarella, rappresento il San Severino Park Hotel, è una struttura alberghiera 4 stelle sorta quest'anno a Mercato San Severino e altre due strutture alberghiere in Costiera Amalfitana, l'Hotel Due Torri e il Residence Due Torri. Sono ormai 20 anni che io mi interesso di questo settore con grande soddisfazione. Sicuramente le difficoltà sono state tante, in tanti anni ho avuto modo di imparare tante cose, naturalmente anche dai miei errori, però posso dire che mi sento molto soddisfatta. Io sono sicura che quando le donne mettono il cuore in un lavoro riescono molto meglio, avranno sicuramente più difficoltà dei colleghi maschi, ma il risultato finale, a mio avviso, è certamente superiore. Certo, l'aver scelto tante donne come collaboratrici non è stata una scelta semplice, perché sicuramente il valore aggiunto delle donne è stato importante. Ci sono però dei problemi fisiologici legati a funzioni che le donne non possono delegare agli uomini, quali una maternità, un allattamento. E a questo punto un poco ha aiutato anche la stagionalità delle aziende, quelle che io dirigo in Costiera Amalfitana, per cui è bastato organizzarsi un po' con i tempi, tra i tempi di apertura e quelli di chiusura, e siamo riusciti comunque a portare avanti il lavoro. Questo è un lavoro, quello alberghiero, che si svolge praticamente 24 ore su 24, quindi non è difficile nell'arco di 24 ore ritagliarsi l'orario giusto a seconda delle proprie esigenze. Un po' di collaborazione fra colleghi e si è andati avanti. Non si può dire che esistano delle innovazioni, perché non si inventano delle cose nuove nell'ospitalità, si possono migliorare sempre di più dei servizi, si può prestare sempre più attenzione e maggiore cura al dettaglio, alla cura dei particolari, e quindi rendendo così la domanda, l'offerta del prodotto sempre più avanzata, sempre più all'avanguardia. Ma le donne devono conciliare tante cose, la famiglia, i figli, il lavoro, devono assumere molte volte dei ruoli che istituzionalmente sono stati dei maschi. Questo però non deve assolutamente impaurire, e quindi non ha impaurito me, quindi questo è un augurio che io faccio alle giovani donne imprenditrici: non vi lasciate prendere dalla paura. Faticherete di più, sicuramente si fatica di più per emergere, per farsi valere, per farsi apprezzare. Quest'anno ho deciso di partecipare anch'io all'edizione del premio Venere d'Oro. Io sono stata tra le promotrici di questo premio, perché anche io ho fatto parte del comitato per l'imprenditoria femminile. Poi ho dovuto lasciare perché, come avete visto, i tempi purtroppo non si possono conciliare al 100%, a qualcosa si deve pur rinunciare ogni tanto. Però questo non significa che io non creda nell'imprenditoria femminile, anzi ne sono una testimone, e proprio per testimoniare questa mia forte ammirazione per le donne, questa convinzione che quello che le donne fanno e fanno col cuore va sicuramente premiato, ho deciso di mettermi anche io in gioco.